che ovviamente viene sostenuto, come vi dicevo, da 60.000 spettatori. Partita la gara con il Catania che batte per primo. Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te! È il Catania che si schiera con la difesa verso Marchese. Traversone teso in aria, allontana come può Fernandez. Poi ancora il Catania con Isco. Gomez punta nuovamente a Roni. Perfetto il traversone, tiro cross. Ribattuto e poi Zuniga. Perfezione il disimpegno, c'è Gavez. Prende lui la rincorsa. Si attende il fischio di Gervasoni, parte la Vezzi, lo spiovente. E poi Carrizo smanaccia il calcio d'angolo anticipando Campagnano. Peccato. Maggior concentrazione sui calci piazzati. Ecco la Vezzi, lo spiovente. Libera Spogli. Poi la palla viene recuperata da Dossena. Prova il contro cross, perfetto adesso, largo, attenzione, una schiacciata e poi la palla che viene catturata da Carrizo, è stato Fernandez che poi prova a partire centralmente, ancora Gargano, allarga nel suggerimento su Zuniga, tu per tu con Marchese, Lavezzi lo aspetta al Milan, al varco, ancora il Pocio, prova il traversone per Amsic di testa, peccato, conclusione, non Lodi. Allarga per Gomez, tu per tu con Aroni, ci prova ancora Leandro Gomez, prova l'accelerazione, cerca spazio per il traversone, riesce a scambiare con Barrientos, attenzione, ma viene fermato ancora da Fernandez, palla fuori, tiro fischiatissimo, Gargano lo ferma, bene, possiamo andare, dai, dai, dai Napoli, il branco di Cannibali, vai a mordere Cavani, rientra sul destro, poi appoggia per Gargano, è sparito l'effetto sorpresa, ci prova Gargano e Carrizo si concede alla platea con più precisa ma non potente, non poteva esserlo vista la lunga distanza. Gomez spostato a sinistra intanto, Campagnaro lo segue, si rifiltra, parte di Gomez, va sul fondo a spiovere in aria, 2 contro 2, attenzione Isco, no, perché adesso ho messo giù, tutto regolare da questi a Gargano, suggerimento per Cavani, ancora Gargano e poi Amsic, prova il sinistro potente, Carrizo come può, caricato con la rabbia necessaria, no, che rimette direttamente per Verdiessio, viene a chiudere anche Gargano, Almiron prova il tiro, parato da Risantis, senza nessuno, parte ancora Wally Gargano, Lavezzi rientra centralmente, servizio per Amsic, prima intenzione su Cavani, attenzione Cavani, come so fare sul libro time. Non condivide la decisione dell'arbitro, il Matador Cavani, che si è fermato proprio mentre stava andando direttamente verso la porta di Carrizo. Vediamo, qui avrebbe commesso fallo su. Ma sinceramente io tutto questo fallo mi porta su il Catania. Ferma tutto Aronica, dai che siamo ancora su, ci prova Aronica con questa conclusione abbondantemente fuori. Si è concluso 2-0 il match tra Atalanta e Bologna, si è giocato alle 12:30, sempre 0-0 invece qui allo stadio San Paolo con Lavezzi che attraversa tutto il campo in orizzontale, poi viene servito da Amsic, ancora Lavezzi, il tiro, la deviazione di Lebrontaglio in calcio d'angolo, Lodi, ancora Isco, allontana Bellucci di forza, da quest'altra parte viene messo giù Dossena, tutto regolare, attenzione Verghessio, chiama palla Gomez, attenzione, Gomez salta, mamma mia. Cosa abbiamo rischiato lì? Da questi alla Lavezzi, parte da lontano, un poggio che poi accelerare improvvisamente, servito a Cavani di testa di poco all'altro. Serve sempre uno spunto improvviso. Marchese, ancora il suggerimento per Gomez. Attenzione ad Almirò. Prova il destro di poco alto. Era comunque attento De Santis, ci ha tomato Barrientos, Marchese per Gomez, viene letteralmente chiuso di forza da Campagnaro, poi Gemaili prova a sfondare centralmente, ancora Gemaili, dai dai provaci, provaci, il sinistro, la parata di Carrizo, bravo Gemaili, chiuso, la traiettoria Carrizo, si riparte con Zuniga, si gira bene Pandem, dai Pandemonio, dai Pandemonio, dai 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 provaci tu a cercare Cavani, 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 impossibile, impossibile, vorrei rivedere le immagini perché credo che sia impossibile che Cavani abbia messo fuori questo pallone, impossibile,
Sarà stato un effetto ottico sbagliato, rivediamo. Cavani che parte precisamente sul suggerimento di Pander, esce Carrizo e la palla va fuori. Ma vi rendete conto, il nostro implacabile Matador ha messo la palla fuori e adesso attento Catania, che quando Cavani sbaglia poi ne fa due. Attenzione. Inserimento di Pander. Fernandez va a chiudere su Bergesio. Dai Napoli, mettici tutta la carica, tutta l'elettricità del mondo. Gargano chiude le grottaglie. Intercetta ancora Gargano per Lavezzi. Dai Pocio, adelante, adelante Pocio. Ancora Pandev, ha messo giù Lavezzi. E il Napoli che attacca con Gemmaini. Che gol! Che gol! Che gran fuoriclasse! Gemmaini ha gonfiato la rete! Ha gonfiato la rete! La mosca Zezé! Un vero e proprio siluro terra aria da parte della mostra! Zezé Gemmaini ha gonfiato la rete! Ecco qui il Napoli che ci porta in vantaggio al 15° minuto del secondo tempo, al 15° della ripresa. Guardate che gol! Il destro potentissimo di Gemmaini ha gonfiato la rete! Non siete venuti in vano! Avete fatto bene a venire qui allo stadio San Paolo, dove c'è la giostra che gira e gira veloce! Appoggia e torna ancora tra i piedi di Almirón. Barrientos, largo per Marchese. Cerca il traversone, in area di rigore, scende Santis, blocca il pallone, anzi no! Salva tutto con grande prontezza di riflessi Aronica. Bravissimo il lucchetto palermitano che ha brindato. Zuniga, però la palla giunge a Lodi. E Napoli che riparte, è stato bravo Pandev a rubare il pallone, ancora Pandemonio dentro per Cavani, tutto regolare, fai gol! Il palo stavolta! E poi ancora Cavani! Alla rete! Si gonfia la rete! Matti di gioia, matti di te! Il grande Matador Cavani, che uno ne sbaglia e due ne fa! E così ha fatto anche quest'oggi! Strepitoso Cavani! Strepitoso il Matador Cavani, che davvero questa volta si è esibito in una azione offensiva duplice, prima il palo e poi il gol per il Matador Cavani. Avanti Napoli, 2-0 per noi, salite tutti sulla giostra, venite qui, offre il Napoli, offre Cavani, che è partito in posizione regolare e ha raddoppiato per gli azzurri. Napoli 2, Catania 0, venite qui, che fate ancora a casa, venite tutti qui insieme ai 60.000 del San Paolo per festeggiare il successo degli azzurri, per festeggiare il Napoli che va sempre più su. Vai sempre su, non fermarti mai. 2-0 per noi, raddoppio siglato al 22° dal Matador. Al minuto 26 ormai del secondo tempo, mentre rivediamo ancora l'abbraccio festoso tra Lavezzi a chiudere sul cavallo. Il lancio a centrocampo, intercetta ancora Pandev, irresistibile quest'oggi, ancora Pandev. Mamma che numero! Dai Pandev! Il destro, il palo e sono due! Gemmaini! E si salva il Catania con Spol. Che numero ha fatto Pandev, davvero destro! E la parata di De Santis, che vede il pallone in calcio d'angolo e viene rimbalzato davanti. Effetto del traversone, a spiovere in aria di testa Spolli e il gol. Di mezzo allo svantaggio Spolli. Si è alzato molto bene e autorevole nei calci piazzati questo potente difensore argentino, saltato più alto di tutti, Nicola Spolli. Il suo primo gol in questa stagione, di mezzo allo svantaggio al 29° minuto, saltato molto alto, più alto di tutti, superando Campagnaro che è rimasto a terra. Quindi risultato adesso di 2-1 quando siamo al 29° minuto del secondo tempo per il Catania Sport. Va a proteggersi adesso Mazzarri, si mette in maniera speculare con il Catania. Lavezzi non l'ha presa tanto bene quando fa tutte queste smorfie. Ecco il Poggio, Lavezzi che saluta Hitler e si va ad accomodare in panchina. Lavezzi si lamenta. Cavani aspetta, sei fuori gioco, scatta bene però Gemmaini, tutto regolare, Gemmaini il destro, è andato scomposto al tiro, peccato, perché aveva superato, se fosse stato il passaggio
Le grottaglie, Almirón. Gomez prova a evitare Aronica, non gli riesce, Aronica gli spara e poi va a terra Gomez che stava trattenendo Aronica, costretto a mettere il pallone fuori. Vediamo un po', spanaccia Aronica, però stavolta non lo ha fatto colpendo l'avversario, almeno vediamo dentro, non l'ha mica colpito in faccia. Da quest'altra parte tocca di testa Bellucci, raccoglie Gargano e poi prova ad accelerare, ancora Gargano verso Gemani, è largo Pandev, attenzione, attenzione, ancora Pandev, la palla sul destro, all'angolo. Sta calibrando la mira, sta scaldando le... Si tratta di Giano, eccolo Giano, lo spiovente in aria, una mischia, mamma mia. Come è possibile? Abbiamo sbagliato un altro due gol. Ed ecco che Lanza fa una bracciata con te. Clamoroso. Siamo stati troppo distratti su questa occasione. Troppo disattenti. Guardate qui. Una mischia in aria. Lanzafame tocca la prima volta e poi la seconda perché Zuniga non è stato, forse lo tocca con un braccio però di forza Lanzafame, vediamo, toccato con un braccio anche se involontariamente, ha scaraventato il pallone nella porta, tutto il Catania nella propria area di rigore. Dai Gargano, dai Gargano, prendi la mira giusta, Gargano di poco fuori, sibilato al lato, un pallone calciato da Gargano che domestica la palla, non si propone nessuno, costretto servire Cavani nel corridoio largo, Spogli in fallo laterale, su, siamo agli ultimi secondi, su, no, e l'arbitro chiede addirittura in anticipo 5 secondi più. Che peccato, che peccato, guardate che rabbia di Lanzarote, ed è tutta la nostra rabbia per questo 2-2 maturato negli ultimi minuti del match, quando si era andati in vantaggio fino al 2-0. Due pali colpiti, tre occasioni nette sbagliate e Napoli che deve tornare negli spogliatoi con un punto a meno. Ci fermiamo adesso in via regia, tra poco.